Allora, ciao a tutti ragazzi. Allora, in questo video volevo provare a riprodurre una situazione che ho letto che un mio amico ha avuto in torneo. E boh, l'ho provata così per curiosità, perché probabilmente serve anche a me. E praticamente la situazione è questa qua. È allora, tipo di F1, di F1 di Lav. E poi Steve risponde col B1. Allora, Steve entra in counter. È giusto perché è troppo in svantaggio Lav. E B1 di Steve dovrebbe essere da 12 frame. In questo caso si piglia il CH, lo fa subito e sono danni pesanti, perché adesso io non so far bene la juggle, però sono comunque sono quasi 70 danni più muro rispetto ad essa juggle schifosa. Quindi no, comunque da 13. B1 è da 13, barra 14. Mentre il DF1 di Lav è da 13, però un blocco forse meno 2. Sì, perché se entra in CH col B1 che è da 13. Vediamo un po' di F1 di Lav. Meno 1 un block. Sì, come se sarebbe da 14. Sì, è giusto, giusto, giusto. Perché infatti se io faccio così, faccio di F1 con 10 frame, entro io in CH. Stessa cosa se faccio di F1 e MG4. Che da 11. Lo lancia. Il problema è di B1, che è esageratamente lungo. Cioè, quindi per esempio se io vedo Lav che fa di F1 a vuoto, io tiro subito il B1, lo prendo in CH. Il casino di Steve è questo. Cioè, è forte con la mossa per quello, che è più lunga del MG4. Guarda che roba. Sempre lo prendo. Non riesco neanche più a farla giacco. Vabbè. Quindi cosa si può fare? O si fa di F1 e niente, si vede cosa fa. Oppure si fa di F1 2-3, si dovrebbe prendere in CH. Infatti entra in CH lui. Però da lontano bisogna stare attenti. No, anche da lontano piglia. No, bisogna stare attenti comunque, perché è troppo lungo il view. È troppo lungo il view. Oppure si può fare magari di F1 di uno che mangia. Che mangia gli alti. Infatti lo mangia perché è alto il B1. Dove vediamo di F1 con una pila. Sì. Ah, un'altra cosa. Se io faccio di F1 di 2-3. L'ho scoperta adesso. Ed è molto utile contro Steve. Steve forse non può lanciarmi di 2-3. Ha lock kick troppo lento. Ce lo sta facendo velocissimo in reazione. Poi questa che fa juggle non dà reazione. Non dà reazione. C'ha solo questa che dà 31 danni. E cavolo, è una bella. Cioè, è pesante sta cosa, perché se entro io lo ammazzo.
se mi punisce mi fa pochissimo danno, quindi si può abusare di sta roba. E gli si neutralizza il D1. Quindi è buonissima sta cosa. Poi ultima cosa, F1 per Rico Pugni. Se faccio così, ovviamente dentro il Berry. O anche il Berry normale, però il Berry normale è strano. Che se faccio così. Niente, è proprio. Cioè deve proprio tirar subito. Beh, comunque dovrebbe entrare. Oh, è molto strano col Berry normale. Invece con quello dei pugni ci sono freddo. Cioè, dura 3 ore, eccetera. Quindi contro Steve quella con i pugni è bestiale. E boom. Più o meno. Boh. Io ho trovato queste cose qua. Spero sia stato utile. E niente. Alla prossima.